Io intanto ringrazio per l'invito, molto piacere essere qui. Volevo esprimere prima di tutto un apprezzamento per questo inno appassionato all'innovazione di Pietro Sella, all'innovazione e all'imprenditorialità, due grandi valori della scuola dove insegno, strategia d'impresa e dove Pietro è stato nostro allievo. Abbiamo discusso su quale tema affrontare, non parlerò di un tema importantissimo accennato prima, che è quello delle infrastrutture, non parlerò di un tema forse ancora più importante, che è quello della ristrutturazione della pubblica amministrazione e dei vantaggi che potrebbero essere ottenuti sia in termini di costi di efficienza, sia in termini di risparmi al di fuori, guarderò soprattutto al discorso delle, imprese. Parto da una constatazione che è venuta fuori, se volete, banale ma essenziale, cioè che l'ICT è vitale per il successo e direi prima ancora per la sopravvivenza delle imprese. Questa è una cosa che se guardiamo il nostro panorama nazionale e noi seguiamo moltissime imprese con i nostri osservatori, in parte è seguita, in parte questa convinzione non è ancora sufficientemente diffusa. Se noi pensiamo, torno anch'io un pochino indietro, pensiamo al 2000 mi ricordo le prime volte che organizzavamo riunioni del Politecnico, si parlava sostanzialmente di e-commerce, ne parleremo anche oggi. Adesso si è un po' accennato, parliamo di molte altre cose, stanno cambiando completamente i meccanismi di pagamento con l'arrivo dei nuovi smartphone, si sta rafforzando, spero che si rafforzi ancora di più la fatturazione elettronica e la dematerializzazione, spinte anche da quello che ritengo l'auspicabile sblocco di una legge ferma da anni che impone di avere determinati rapporti con lo Stato e quindi rappresenta uno stimolo alle imprese. Se ci pensate, no, qui ho fatto un'operazione assolutamente scorretta. Questo non depone a favore delle mie capacità tecnologiche, lo capisco, ma no, Steve Jobs ha fatto una roba veramente molto semplice, la semplicità è la chiave, è qualcuno che ha progettato male il sistema. Ecco, no, ero quasi sicuro di esserci arrivato, ma non. Avete un sistema che è ipersensibile. Sì, forse mi serve un aiuto. Ecco qua. Allora, che cosa sta cambiando? Dicevamo prima, cambia il meccanismo di pagamento, cambiano fatturazione elettronica. La pagina successiva sta cambiando quella che è l'organizzazione della vita urbana. Abbiamo tutta una serie di servizi che con questi progetti Smart City, che speriamo che abbiano successo anche per i pochi soldi pubblici li stiamo mettendo lì in questo momento, cambia o sta cambiando il modo di viaggiare in auto, perché sempre di più avremo tutta una serie di informazioni su cosa succede Se voi pensate, guardiamo sempre meno l'ora sull'orologio. Mi dicevano che c'è un calo del mercato da un po' di anni a questa parte del 15-20% all'anno perché la gente guarda sul telefonino. Sappiamo come siano entrati in difficoltà i giornali e prima di essi la musica, i film, sono in difficoltà i libri nelle loro forme più tradizionali. Si sta diffondendo il cosiddetto Internet delle cose, cioè in una massa enorme di oggetti avremo delle SIM all'interno. No, qui c'è però un effetto di vibrazione. Qui
questi due non li tocchi, questo è per questi qua, avanti, certo. Se voi pensate che cosa significa questo internet delle cose, che avremo una moltitudine di oggetti, dalle lavatrici eccetera, che potranno essere comandate da lontano, abbiamo tutto il discorso del cloud, come sapete, abbiamo anche nello stesso campo dell'energia, delle nuove energie che stanno venendo fuori, un bisogno molto forte di una cosiddetta smart grid, quindi di avere una rete intelligente che faccia funzionare questo sistema. Il cenno qui è d'obbligo, abbiamo un qualcosa di simile alla rivoluzione industriale di cui abbiamo parlato fino adesso e che ha avuto un impatto così forte per quanto riguarda il tessile biellese. Come si può rimediare a questo? Ecco, io direi che siamo in una situazione in cui c'è un consenso sempre più forte a livello mondiale sul fatto che questa sia una tendenza a cui non si può rinunciare. Cioè, credo che la raccomandazione forte da dare alle imprese che non l'abbiano già fatto adesso è di tener conto che questa situazione, per certi versi di apparente calma, in cui sembra che non muovendosi non possa accadere nulla di negativo, è un qualcosa che può preludere a invece una situazione di molto maggiore difficoltà e che viceversa, operando attivamente, si possa andare in maniera molto più positiva. Se prendiamo per esempio il rapporto del World Economic Forum del 2012, quello recentissimo, cosa si dice? Che il mondo, l'abbiamo appena sentito, è sempre più interconnesso, ma questa interconnessione cosa vuol dire? Vuol dire un fatto importantissimo, vuol dire che cambia il modo di vivere, vuol dire che cambiano i rapporti tra gli individui, si è parlato prima di Facebook eccetera, vuol dire che cambiano i rapporti fra le imprese e i consumatori, pensate adesso tutti i modi attraverso cui si cerca di aggredire il mercato in questa maniera, vuol dire che cambiano i rapporti fra i cittadini e lo Stato, alcune istituzioni, non so, l'INPS, le Poste cominciano a lavorare in un certo modo, altri sono un pochino più lenti, vuol dire che nascono, e riprendo la frase di prima, nascono una serie di opportunità estremamente importanti che dovrebbero essere sfruttate. Naturalmente le opportunità rappresentano, hanno come controfaccia i rischi, cioè noi sappiamo chiaramente che quando avvengono dei cambiamenti di portata così forte come quelli che si sono verificati o che si stanno verificando in questi anni, ci saranno molti morti, ci saranno molte nascite di imprese nuove, ci saranno imprese consolidate che sanno superare il momento di vita e potenziarsi e poter crescere e iniziare una nuova esistenza. Quindi quando si dice momenti di forte cambiamento, teniamo conto che sono momenti estremamente critici che uno deve guardare con grande attenzione, e diceva prima il nostro coordinatore, la velocità è estremamente forte. Esempio consumer banking, il secondo. Qualche giorno fa l'Economist mi ha colpito perché, giocando sulle parole, parlava di questo counter revolution. Cosa diceva sostanzialmente? Che il sistema retail, quindi di presenza sul territorio delle banche, qui siamo in casa di una banca, è un qualcosa che è rimasto in fondo tra le cose più simili da 200 anni a questa parte, e che questo invece è il momento in cui si andrà incontro a un grossissimo cambiamento. Noi sappiamo che qui cambiamenti ne abbiamo in atto importanti, è un qualcosa che toccherà tutti, perché banalmente perché siamo abituati, e lo saremo sempre di più, a usare i nostri smartphone per fare operazioni dirette con le banche, perché ci sono disponibilità di grandi dati eccetera eccetera eccetera, e quindi questo va cambiando in maniera forte. Terzo caso che volevo farvi è il caso Procter & Gamble, cioè io ho preso due esempi per essere un po' più convincente, di imprese assolutamente non tecnologiche. I casi sono quello di Procter & Gamble e l'altro caso è quello di Walmart, la più grande società di distribuzione del mondo. Ecco, se io prendo il caso di Procter & Gamble, abbiamo un'impresa che ha intanto che ha avuto una capacità straordinaria nel tempo, perché è circa dalla metà del 1800 che viva, quindi è un'impresa molto longeva, 129.000 persone, 170 miliardi di capitalizzazione,
84 di ricavi, eccetera. Per vostra curiosità, dentro Procter & Gamble c'è Gillette, c'è quello che ha scritto Ace, c'è Ariel e ci sono tanti altri prodotti. Tenete presente che ce ne sono ben 24 che singolarmente superano il miliardo di dollari di fatturato annuo, quindi una cifra piuttosto sensibile. Ecco, se noi prendiamo questo caso P&G, c'era qualche tempo fa sul McKinsey Quarterly un'intervista a quello che è l'amministratore delegato. Se guardate le parole, colpisce molto, cioè dice: io voglio prendere questa impresa che è fatta di consumer goods, quindi di beni di consumo durevoli che nulla ha a che fare con la tecnologia, e farla diventare l'impresa più tecnologicamente attrezzata esistente al mondo. Questo perché? Perché se voi immaginate, abbiamo un tema impressionante che sta andando avanti e che porta a casa, come avete visto, i risultati che abbiamo visto prima. Se andiamo a prendere il caso che qui accennavo subito dopo, Walmart, sapete che è una catena statunitense, la più grande del mondo, che ha più di 2 milioni di dipendenti, quindi grandina. Ha una capitalizzazione che supera i 200 miliardi di dollari, ricavi per quasi 500, eccetera. Ecco, allora prendiamo questa catena che è così forte, perché deve occuparsi e introdurre dell'information technology al suo interno? Ecco, l'idea è sostanzialmente che il cliente, che è un cliente che va spostandosi verso modalità degli acquisti, eccetera, che sono diverse da quelle del passato e che potrà cambiarle in tempo rapidissimo, deve essere preso per tempo. Gli deve essere offerto un servizio in tutti i canali possibili e quindi devono essere messe a posto una serie di caratteristiche che affianchino al mondo fisico e il mondo virtuale e che diano il massimo di servizio possibile. Uno dei fatti che ha colpito in questi giorni e che hanno chiamato nel loro board la vice president di Google, che si occupa di questi problemi di internet e mobile. Se andiamo avanti, io quello che vorrei riportarvi sono due settori. Uno riguarda l'e-commerce, che fa parte del titolo, e il secondo riguarda il rapporto invece sulla completa dematerializzazione delle imprese. Ecco, vediamo il discorso dell'e-commerce. L'e-commerce è un discorso che in Italia si è sempre detto conta abbastanza poco, gli italiani sono abituati in maniera diversa, eccetera. Se noi guardiamo dai dati del nostro osservatorio l'andamento negli ultimi anni, vediamo che le cose sono molto cambiate. Erano 2,8 miliardi nel 2005, sono 9,5 miliardi nel 2012. Non è una crescita da poco. Se noi andiamo a vedere come si è ristrutturato il tipo di spesa, noi vediamo che rimane prevalente la parte di servizi. Credo che la maggior parte di voi sia abituata, se deve prenotare un albergo, se deve prenotare un aereo, se deve prenotare il treno, a ricorrere alla struttura internet. Ma io però ho questo oggetto che non mi funziona più, me li puoi... Dimmi tu, vuoi andare avanti? Sì, andiamo avanti perché non... Ecco, se andiamo su questo, vedete attualmente siamo 66 servizi, 34 prodotti. Se andiamo però su quello immediatamente dopo, vediamo che la dinamica è una dinamica che anche in Italia sta facendo crescere i prodotti più che i servizi, e quindi andiamo a portarci verso, vedo che non sono solo io a avere difficoltà tecnologiche per fortuna, Ecco, allora andiamo pure avanti a una tabella successiva, così riguadagniamo tempo. C'è una tabellina che volevo mostrarvi, ben qui dall'andamento dei conti con l'estero. Scusa, torno indietro, è interessante vedere qui per esempio i rapporti dei nostri siti sull'estero. Eravamo a 370 milioni nel 2005, siamo a 1 miliardo e 6 quest'anno. Non sono grandi numeri, ma il tasso di crescita è estremamente forte. Andiamo avanti?
Ecco, questa tabella è interessante. Se andiamo a confrontare Italia, Europa e Stati Uniti nelle varie componenti, noi tutti diciamo appunto l'Italia è abituata a un sistema di negozi fatto in una certa maniera, non ha mai apprezzato il commercio postale, eccetera. Guardate i numeri. L'abbigliamento, abbiamo attualmente l'1% dell'e-commerce sul totale in Italia, 5 in Europa, 17 negli USA. Se prendiamo l'informatica e l'elettronica, che è un campo relativamente nuovo, quindi meno legato alle tradizioni, noi siamo al 6, l'Europa è già al 37 e l'USA è al 38. Se sul turismo siamo più vicini, sull'editoria, musica, eccetera, noi siamo al 4 e al 35. Quindi quello che dobbiamo aspettarci cos'è? Che non che si arrivi agli stessi valori che ci sono negli Stati Uniti, nel senso che ogni paese giustamente ha i suoi modelli di vita e di consumo, che però qui ci sia molto molto da fare e per voi molti mezzi di pagamento da poter sfruttare, come mi auguro. Se andiamo avanti... Ecco, se invece passiamo al discorso che riguarda la fatturazione elettronica e la dematerializzazione, che è il secondo che volevo affrontare, che cosa intendo con questo? Che ci sono delle fortissime opportunità in questo momento, trasformando l'impresa e sostanzialmente dematerializzandola, eliminando la carta, e quindi non solo avere fatture nei riguardi del mondo esterno, ma fare i cicli completi per via elettronica, per poter realizzare dei risparmi molto ampi. Io credo che ci siano una serie di vincoli, dei vincoli naturalmente a non avere più la carta, di carattere psicologici, dei vincoli anche di carattere, come posso dire, timore sul fisco, nel senso che nel momento che ho tutto per via informatica è molto più facile avere un controllo. Però i guadagni possono essere forti, quindi io non perderei tanto tempo su questo, passerei a vedere il discorso. Qui ho, c'è scritto quanti miliardi di fogli posso guadagnare, eccetera, quanti alberi posso risparmiare e così via. Vi trascuro queste cose perché chi non ha sensibilità ambientale è assolutamente indifferente. Ecco, andiamo a questo. Le valutazioni che hanno fatto da noi su quelli che possono essere i vantaggi per singola pratica, ne abbiamo prese due. Uno è la stima dei benefici unitari col ciclo dell'ordine, quindi dall'ordine fino al pagamento, e l'altro sono i famosi fascicoli di tipo doganale, e che si va da risparmi per ciclo tra 60 e 80 euro per quanto riguarda il ciclo dell'ordine, che si va da risparmi oltre i 100 euro per quanto riguarda il fascicolo. Se torniamo un attimo indietro e andiamo a vedere quello che raccontava l'amministratore delegato, il CEO di Procter & Gamble, non ho mai inutile, me lo ricordo, diceva sostanzialmente che nel 70% dei casi, nei rapporti che ci sono di passaggio fra il produttore e la rete che sta a valle, si introducono degli errori. Perché si introducono errori? Perché ogni volta ho dei pezzi carti, li riporto in via informatica, poi li rimetto in carta, eccetera. Quindi noi abbiamo uno strumento che da un lato mi permette di avere una riduzione di errori fortissimo, dall'altro mi dà un'utilizzabilità delle risorse umane molto più forte. Cioè, dietro a questi passaggi amministrativi abbiamo persone che fanno un lavoro, come posso dire, quasi da macchine. Abbiamo persone che possono essere valorizzate in maniera molto diversa nelle imprese, abbiamo persone che dobbiamo valorizzare in maniera diversa, perché questo da un lato è una fonte di risparmio e dall'altro si mettono su cose più intelligenti delle persone che altrimenti non farebbero. Vado alla conclusione, voi mi direte il sì, abbiamo fatto però imprese di una certa dimensione. Se io prendo un territorio, quello di Biella, ma quello di Milano, eccetera, noi abbiamo in realtà imprese di tutte le dimensioni. Che ci sia Procter & Gamble che fa certe cose comprensibili con 4 miliardi di clienti, lo è meno per l'impresa piccola. Ecco, questo non è vero. Se noi andiamo per esempio a vedere la dematerializzazione, la nostra stima è che bastino livelli di impresa veramente abbastanza ridotti per poter avere convenienza con un'operazione. La nostra stima è che sia un procedimento umanamente faticoso, perché bisogna andare a cambiare la mentalità, eccetera, ma economicamente che porta a un ritorno in tempi molto veloci. Si parla di ammortamenti anche nel giro dell'anno dal punto di vista economico, al di là della fatica.
Ultimissimo passaggio, vorrei far vedere come non sono solo le grandi imprese che hanno questo discorso, ma che sono anche le imprese di dimensione minore. Ho quattro mini esempi rapidissimi. Allora, primo caso, abbiamo preso una microimpresa, Bocci Sport di Macerata. Mi chiedete perché? Ho preso uno dei nostri giovani, gli ho chiesto un po' di casi e va preparato questi quattro. Ecco, Bocci Sport commercia calzature, sta a Macerata, quindi neanche in un posto grandissimo, ha un fatturato di 3 milioni, ha 6 negozi retail in Umbria e nelle Marche. E cosa hanno fatto loro, per esempio? Loro hanno sviluppato dei siti di e-commerce. Naturalmente non è che basta sviluppare un sito per aver successo, hanno avuto una capacità di movimentare questo e quindi di muoversi verso il consumatore. Il risultato è che in 3 anni hanno aumentato il fatturato del 100%, hanno 60.000 consumatori che sono registrati al sito, hanno cominciato ad esportare, cioè sono riusciti naturalmente a farsi riconoscere dai consumatori, che poi non tutti quelli che ci vanno ci riescono, hanno aumentato le esportazioni e sono diventati anche fornitori della Guardia di Finanza. Se passiamo alla successiva abbiamo una Sky. Sky è una società di Pistoia, si occupa di riparazione di macchine agricole, un po' più grande, ha 200 persone, 140 milioni, 12 officine. Cosa che hanno fatto loro? Hanno detto: usciamo da quello che è il nostro contesto territoriale, spostiamoci ad operare da altre parti. Hanno messo a punto il catalogo, hanno attivato questo canale di vendita col risultato di allargare in maniera ampia il loro raggio di attività e di spostarsi all'intero paese. Andiamo pure avanti? Ecco, se prendiamo Nostromo, lo conoscerete quasi tutti, il tonno Nostromo e altre conserve simili, loro hanno avviato un progetto invece viceversa del secondo rapporto, cioè non tanto da un punto di vista di approccio al consumatore quanto l'approccio ad altri che sono nella filiera, quindi a strutture che stanno a monte a valle. Da dove è venuto lo stimolo, che questo verrà anche per molti di voi? È venuto dal fatto che avevano a valle delle catene grandi che a un certo punto hanno detto: noi vogliamo avere una, diciamo, discutere gli ordini solamente per via informatica, quindi dando. Ne hanno approfittato per a loro volta riorganizzarsi e per spingere verso una ristrutturazione anche verso i loro fornitori e clienti. Risparmi notevoli, efficienza nella gestione dei magazzini e nelle scorte. Ultimissimo caso, abbiamo una struttura un po' più grande, 2 miliardi di fatturato, Mondo Conad, la parte Conad del Tirreno. Ecco, qui abbiamo fatto un'operazione più grande che ha coinvolto 400 fornitori, il 50% di ordini fatture scambiate in formato digitale, sono calati i contenziosi con i fornitori del 50%, cosa non piccola, nel senso che si ha una certezza maggiore nei rapporti, risparmio significativo di giorni uomo e maggiore efficienza nella gestione del magazzino. Allora, la mia raccomandazione cos'è? È banale, ma alle imprese che sono qui, mi unisco ai messaggi di prima, è: ragionateci finché siete in tempo. Se ci si ragiona per tempo, questo può diventare un fattore non solo di sopravvivenza, ma di vantaggio su quelli che sono i vostri colleghi della sala o nel resto d'Italia, del mondo, che viceversa non si muovono. Se non si ragiona per tempo, io credo che molte imprese, e nei settori più diversi, perché quello che capita, diceva prima, è un fattore che va a cambiare il sistema, questo, potranno avere delle sofferenze molto forti. Vedendolo in positivo, grandi auguri per la vostra crescita.